50 in maglia crociata. Peccato, magari ci arrivi, però sono 250. Ma sì, valgono lo stesso, no? È una bella soddisfazione, è un bel traguardo. Praticamente quasi la metà della mia carriera l'ho giocata con questa maglia, quindi questo insomma, mi riempie di soddisfazione e di orgoglio. Quindi speriamo di festeggiare questo evento con la vittoria. Facciamo un test, ti ricordi quando sei arrivato? E mi ricordo. Ero qua, guarda, quando sei arrivato. No, mi ricordo, sono arrivato. La squadra è già partita per il ritiro a fine luglio, perché io arrivavo dal Genoa e mi ricordo c'era Berta, direttore sportivo, eravamo in Serie B, partimmo male, però poi con il cambio di allenatore abbiamo fatto una cavalcata veramente vincente e alla fine siamo tornati in Serie A. Senti. In tutti questi anni, qual è il ricordo più forte, sia nella buona che nella cattiva sorte, come si usa dire nel matrimonio? Ma guarda, se leviamo l'anno scorso, che va bene, sicuramente è quello tra i più negativi, no? Che non c'è neanche bisogno di dirlo, io credo che in questi anni ci sono stati tanti momenti belli, perché è stato un crescendo, diciamo, dei risultati, partendo dalla Serie B arrivando fino all'Europa League. Quindi abbiamo sempre fatto piccoli passi in positivo alla volta insomma, le soddisfazioni sono state tante, i campionati sono stati tutti ottimi per una squadra come il Parma e quindi insomma, ripeto, le soddisfazioni non sono mancate. Dei tuoi colleghi professionisti, no? Quelli che fino all'anno scorso, ce n'è uno che arrivoresti passargli la palla almeno una volta, in campo, dico proprio. Ah, ce ne sono tanti, tra quelli bravi e quelli che sono più legati a livello proprio come persona ce ne sarebbe diversi e sicuramente Massimo Gobbi è uno di questi. A livello di qualità mi piacerebbe passare la palla a Giovinco di nuovo perché forse è stato il giocatore più forte che ho avuto come compagno nel Parma in questi anni. Insomma, diciamo in generale comunque sia ho avuto la fortuna di far parte di ottimi gruppi sotto tutti gli aspetti. Vado avanti. Vai avanti, Sandro. Senti, adesso parliamo di Limolese, da questa cavalcata fino all'Europa League al Limolese. Ti fa un po' strano anche questo. No, no, ormai siamo abituati, è una partita difficile, tra le migliori squadre, tra le 4 o 5 squadre migliori del girone, quindi è una partita da prendere con le molle, però dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fino ad oggi, grande rispetto degli avversari, però grande anche sicurezza delle nostre possibilità e andiamo in campo per portarvi la vittoria. Oggi guardavo le classifiche di Serie D e con tutti questi punti, oltre ad essere primi dappertutto, avreste molto più distacco Sì, sulle seconde. il nostro diciamo, è il girone più difficile, no? Di quelli che dei 9, che 10, non lo so di preciso che ci sono, perché ci sono squadre di buon livello oltre al Parma, quindi questo giustifica un po' l'equilibrio che c'è in questo girone, nonostante tutto noi stiamo facendo la nostra marcia che è molto positiva e dobbiamo cercare di portarla avanti e di non fermarci perché le squadre dietro sicuramente non molleranno. Da uomo d'esperienza, visto che l'Alto Vicentino ha perso, parli di fuga, ti senti un po' più tranquillo adesso? No, di fuga no, sicuramente 6 punti, 7 sono un buon margine, però dobbiamo cercare di mantenerlo questo margine, di non scendere sotto e cercare di portarlo avanti, naturalmente se possibile anche aumentarlo, però sono convinto che sia Forlì che l'Alto Vicentino staranno lì fino alla fine, quindi più li teniamo lontani e più abbiamo la possibilità, speriamo di no, però se ci dovesse essere un mezzo passo falso, di avere un piccolo margine per poter poi la gara dopo cercare di riallungare, quindi però non dobbiamo pensare a questo, dobbiamo cercare di fare il meglio in ogni partita, ci siamo riusciti quasi sempre nell'arco di queste 15 partite, quindi non vedo perché non potremmo farlo anche nelle prossime 20, 23, quelle che sono. Faccio un altro test. Cosa ti ricordi della prima partita in Serie D? Mi ricordo un campaccio proprio orrendo, quello di Arzignano, e quella vittoria è stata importante perché
abbiamo dimostrato già ad Arzinao di avere la mentalità giusta per il campionato, nonostante un campo difficile, una buona squadra, pur soffrendo, abbiamo portato a casa la prima vittoria, ci ha fatto partire con il piede giusto e è stato sicuramente importante. Senti, i test dicono che puoi giocare un altro anno. Vediamo come arrivo alla fine, ancora è presto, insomma, per vedere quello che sarà il mio futuro. Voglio essere concentrato solo sul campionato. Quando poi l'avremo vinto, allora ci metteremo a sedere e decideremo cosa fare in base anche a quelle che sono le mie condizioni sia fisiche che mentali. Quando a questi 8 anni, quando è il momento in cui ti sei reso conto che Parma non potrà mai sostituire Livorno, ovviamente, però Parma era diventata davvero la tua seconda o prima casa? Ma è una sensazione che è cresciuta naturalmente negli anni, perché più ti fermi in una squadra, in una città, più ti senti coinvolto, più ti senti responsabilizzato, e quindi è normale che dopo 8 anni mi sento a casa mia qua. Diciamo che forse dopo il secondo o il terzo anno ho cominciato a sentirmi mia questa maglia, perché ero un giocatore anche per l'età un punto di riferimento, no? Per i compagni, come responsabilità, come tutto, e quindi poi anche col fatto che quando Stefano ha lasciato, che ho preso la fascia di capitano, insomma, mi sono sentito proprio voglio dire, un punto di riferimento per i compagni, e questa cosa l'ho portata avanti fino ad oggi, quindi anche le presenze stanno a testimoniare quello che è diciamo il mio amore verso questa maglia, che e questa gente che mi ha dato tanto, che mi fa sentire bene, che sento che mi vuole bene, e questo sentimento sicuramente è reciproco. Grazie. 250 partite contro Limonesi, qual è la gara che ritorneresti a giocare, qual è quella che non giocheresti più di tutte queste 250? 49. diventa difficile trovare una partita in particolare che vorrei rigiocare, perché nell'arco degli anni ce ne sono state tante belle ed importanti, quindi ripeto, diventa difficile, perché abbiamo vinto in campi importanti, in trasferta a Roma, mi ricordo, a Napoli, con l'Inter in casa più di una volta l'abbiamo battuta, la vittoria di Cittadella che ci ha fatto tornare in Serie A, quindi insomma i ricordi veramente sono positivi e belli, di partite belle e importanti sono tanti, quindi così mi viene difficile sceglierne una in particolare. Forse quella, a livello di orgoglio, no, di voglia, era quella dell'anno scorso con la Juve, ma io ero squalificato, quindi l'ho dovuta vedere da fuori e non me la sono potuta godere. E quella che invece non rigiocheresti mai? È forse quella con il Bari, quando abbiamo perso in casa con il Bari. Quella è stata una bella botta, perché lì ho avuto veramente paura di retrocedere, perché vedendo poi le partite che mancavano erano tutte squadre difficili, e è stato difficile, ecco, però siamo stati bravi, e con l'avvento anche di Colomba siamo riusciti a ribaltare un po' i pronostici, abbiamo vinto praticamente le ultime 5 partite su 7 e siamo riusciti a salvarsi. A posto. Grazie. Posto? Grazie.